A un campione quale tu sei stato, non posso non chiedere un parere tecnico sulla stagione del basket italiano. La Montepaschi, credi che sia arrivata alla fine di un ciclo? Beh, lo dicevamo già l'anno scorso e poi alla fine è stata brava invece a confermarsi. Quest'anno ci crediamo tutti meno. Però è anche vero che, come è successo l'anno scorso, potrebbe ricapitare, anche se sono abbastanza scettico, soprattutto perché Milano ha fatto una squadra che è sicuramente rinforzata e soprattutto poi ha indebolito ancora di più Siena rubandoli in questi ultimi mesi Hackett, che penso sia in assoluto il giocatore più forte del campionato. Quindi non è per certi versi morte certa, non gliela auguro a Siena perché chiaramente negli anni ha dimostrato e ha fatto tanto per la pallacanestro italiana, però penso che sia arrivato il momento di Milano. Ecco, e a proposito di Milano, sai che c'è stata una durissima contestazione degli ultra negli scorsi giorni. Tu credi che un atteggiamento del genere da parte dei tifosi sia in linea con i risultati della squadra? Io mi schiero totalmente da parte di una cultura sportiva diversa. Parto dal presupposto che tante volte il tifoso, ma non parlo del caso specifico perché ne so poco, tante volte il tifoso, anzi quasi sempre il tifoso, pensa di acquisendo il biglietto di acquisire dei diritti che invece non esistono, quello di offendere piuttosto che di interrompere un allenamento come in questo caso. Culturalmente dobbiamo crescere molto, in America una cosa del genere non è assolutamente concepibile. Ma non è un problema secondo me circoscritto a Milano, non è che i tifosi di Milano abbiano fatto qualcosa di così anomalo, è qualcosa che secondo me può accadere ovunque, ma accade, e invece non dovrebbe accadere. Poi su quanto debbono essere puniti, se devo parlare proprio del caso specifico, è vero che non c'è stato nessun tipo di atto violento. Però è anche vero che nessuno ha il diritto di fermare l'allenamento, questo è poi alla fine l'unica verità. Il Gianmarco Pozzecco di oggi, se ce n'è uno, un tuo possibile erede? No, impossibile, perché una testa di cazzo simile, ha una testa di cazzo simile, non verrebbe data la possibilità oggi come oggi giocare a pallacanestro. Per fortuna, questo ditelo voi, non lo so. Grazie mille.